Giovedì 24 aprile 2008, nella sala espositiva dell'Arena Teatro Cinecittà di Firenze, Roberto Cellini ha presentato al pubblico la mostra personale della pittrice fiorentina Anna Maria Guarnieri dal titolo Le civiltà, il patrimonio dell'umanità. Un'interessantissima mostra che fa riflettere, infatti ci sono stati fino a questo momento diversi interventi stimolati proprio da fazione, perché certamente giungere a tracciare un profilo critico di una mostra così bella e effettivamente dà grande soddisfazione. E Anna Maria Guarnieri si esprime nell'alveo della pittura figurativa, però se andiamo a vedere i suoi stilemi, e indubbiamente le sue opere sono attinenti all'arte colta e anche al simbolismo, perché in tutte le sue opere si nota questo simbolismo, anche per certi aspetti onirico, perché da un certo punto di vista lei ha la sua visione del mondo che la porta a vedere nelle civiltà che passano le loro caratteristiche dalle une alle altre un filo conduttore comune, cioè come una visione positivistica della vita attraverso un ingranaggio che è un po' la visione positivistica che si rifà alla fisica di Isaac Newton, e cioè dell'intelligenza divina come il grande orologiaio che perpetua l'intelligenza nell'universo attraverso i secoli. E poi giustamente, come è stata sottolineato nella sua appena di precedente da poco tempo bellissima personale in regione toscana a Palazzo Celetani, è stata definita artista archeologa, perché riproponendoci questi capolavori dell'archeologia di tantissimi millenni fino ad oggi, e fino diciamo alla caduta dell'impero romano forte, e quindi diciamo la musica dell'universo che passa attraverso i secoli, e poi diciamo anche il fatto che nelle sue opere si vede un raffronto fra la civiltà degli Assiri e la civiltà Maya. Questo diciamo è un concetto molto moderno, perché le due civiltà non si sono mai conosciute, mai affrontate. Lei ci dà questa sintesi ed è una mostra di grande godibilità. Altre due voci importanti oggi hanno sottolineato l'importanza, scusate il gioco di parole, di questa mostra, una mostra di grosso spessore, Anna Balsamo e Duccia Camiciotti, alle quali passo rapidamente il microfono. Dunque, io ho detto che ogni quadro meriterebbe un convegno a sé, perché è una pittrice profondissima, una pittrice che studia gli argomenti attraverso una simbologia e anche nello stesso tempo un'aderenza al mito straordinario, quel mito che ormai si disattende e che invece ha ancora dei grandi contenuti per l'umanità di comprendere il mistero famoso del dove veniamo e del dove andiamo. Tant'è vero che c'è una sospensione in questi quadri, per cui in certi momenti sembra, come è stato detto anche da altri, che stia per arrivare un'astronave che porti via. Comunque sono dei quadri sotto l'insegna del magnetismo del sole, un po' come erano le antiche civiltà, con grandi riferimenti per esempio alla magia della piramide. Sappiamo che la piramide era un tramite per l'aldilà. Poi con altri spunti, lei dice che si è riferita a quanto è stato consacrato dall'UNESCO, però ha colto degli spunti notevolissimi, come per esempio nel quadro della solidarietà, dove è rappresentato un abbraccio fra amore e psiche, e il quadro della solidarietà rappresenta benissimo il mito antico di amore e psiche, cioè Psiche voleva vedere il vero volto di Eros, brucia con la cera della candela il volto di Eros, Eros fugge
e Psiche allora varrà minga per tutto il mondo e deve scoprire nel suo pellegrinaggio che il vero amore è altro, cioè darsi agli altri, andare incontro agli altri, e allora a quel punto ritroverà finalmente Eros. Questo mi sembra uno dei tanti importanti messaggi che Anna Maria Guarnieri ci ha lanciato. Questo voglio ancora dire, poi ho finito quel famoso quadro lì di cui ha parlato Cellini, dove si vedono rappresentati degli idoli che riecheggiano, che sono quelli dell'isola di Pasqua. E Lucia Camiciotti. Dunque, io ho già detto che per quanto questa pittura sia veramente bellissima, eccezionale, abbia delle tinte molto calde e una figurazione assolutamente perfetta dal punto di vista pittorico, è più che una pittura, una filosofia. L'archeologia in se stessa, la storia dei popoli antichi in relazione con l'attuale e con il recente passato, è una vera enciclopedia. Naturalmente i temi sono stati trattati dall'UNESCO, però qui vengono allargati, come già si è detto, e autointerpretati. Un esempio è il quadro che si trova alle mie spalle, dove si vede una piramide Maya e una tastiera di pianoforte. Ora, tanto la piramide che la tastiera portano verso un apice, perché salgono in assoluto, c'è un crescendo, e il crescendo è esemplato sia dalla piramide che dalla tastiera. Chiudiamo il servizio con Anna Maria Guarnieri, che recentemente è stata ospite dei nostri incontri con l'arte in occasione della sua prestigiosa mostra a Palazzo Ceretani, sede del Consiglio regionale della Toscana, nella sala Oriana Fallaci. Io innanzitutto volevo dire due parole di ringraziamento, non solo per il curatore della mostra Roberto Cellini, perché mi ha ospitato, il signor Giovanni Santi, e gli interventi che ci sono stati fatti sia da Duccia Camiciotti e Anna Balsamo e naturalmente da te. E questo era doveroso nei vostri confronti. E inoltre volevo dire due parole sul mio operato. Dunque, io mi sono proposta di continuare questo ciclo di opere facenti parte del patrimonio mondiale dell'umanità riconosciuti dall'UNESCO. Ancora questo ciclo non è compiuto e fanno parte sia i volti, l'anima, i monumenti di questo patrimonio. Dunque, questo è stato per un motivo molto semplice, in quanto noi usufruiamo di tutte le scoperte, le invenzioni che sono state realizzate dai popoli che nell'arco di millenni ci hanno preceduto anche. E quindi, anche se la globalizzazione, riflettendo su questo, ha portato qualche problematica, comunque i vantaggi sono notevolmente superiori, ecco.